che edizione siete arrivati? Siamo arrivati alla 26ª edizione, quindi ormai siamo diventati abbastanza bravi nell'organizzare il presepe. Il presepe è un presepe itinerante, quindi ci si sposta all'interno delle stradine del paese, quindi si vedono tutti i particolari, tutti i luoghi caratteristici di Camarda e, con gli antichi mestieri. Quindi la particolarità del nostro presepe è appunto si avvicina a quello francescano, dove si incontrano delle postazioni più diverse l'una dall'altra, il ciabattino e oltre a questo anche l'assaggio dei prodotti tipici, quindi abbiamo lungo il percorso delle postazioni dove si possono assaggiare le zeppole, le pizze fritte, i fagioli con le cotiche, i tritolegli, quindi che è un piatto tipico di Camarda, di pastori. Ecco, è rivisitata un po' la tradizione in questo caso, perché il presepe dovrebbe essere solo presepe, ecco, per evitare che diventi una sorta di mercato bancarella, no? Come si mantiene l'identità? L'identità si mantiene che quest'anno abbiamo spostato la maggior parte delle postazioni dei prodotti tipici al di fuori di quello che è il percorso del presepe, quindi a noi l'identità di presepe è importante mantenerla senza dubbio, mentre gli altri anni avevamo disseminato queste postazioni all'interno del presepe, quest'anno abbiamo cercato di portarle all'esterno, quindi, e dare più risonanza, più importanza a quelle che sono gli antichi mestieri, quindi le quello di Camarda è uno dei più caratteristici, no? Avete anche questa bella vocazione dello scenario, uno scenario naturale proprio da presepe. Siete riusciti a mettervi nuovamente nella parte centrale, quella peraltro anche danneggiata dal terremoto? No, anche quest'anno utilizzeremo la parte del paese che chiaramente è disponibile. Il percorso originario del presepe è ancora inutilizzabile visto quello che è successo nel 2009. La particolarità del presepe, oltre quindi agli antichi mestieri e queste cose, nella parte finale abbiamo ricostruito quello che era la capanna con tutti i movimenti e tutte quello che riguarda la natività, diciamo la parte più importante, la rappresentazione quindi della natività. I protagonisti tutti abitanti di Camarda oppure? Sì, i protagonisti sono Gesù Bambino è l'ultimo nato del paese, le comparse principali sono di Camarda, ma come tutti gli anni siamo riusciti a coinvolgere anche altre associazioni del circondario, quindi tra cui gli uomini d'armi della città dell'Aquila, alcuni centri anziani, quindi ecco, questo è importante per noi come associazione culturale anche coinvolgere quello che è il dintorno, no? Ecco, vogliamo ricordare appuntamento, sarete baciati anche dal tempo buono a quanto sembra, insomma, per l'alta pressione dovrebbe almeno reggere fino alla fine dell'anno. Io ogni giorno verifico su internet, quindi fino al giorno 29 sembra che sia bel tempo, poi speriamo che ci assista, visto che è una rappresentazione del presepe, qualcuno lassù ci dovrebbe aiutare. Quindi ricordiamo il giorno? Il giorno è il 28 di dicembre, dalle ore 18 a Camarda. Quindi anche possibilità di parcheggiare in maniera tranquilla, insomma avete pensato a tutto questo? Abbiamo pensato a tutto, ci siamo appoggiati anche al comune, quindi il comune ci darà una mano con i vigili urbani, quindi per poter. Poi abbiamo anche la protezione civile di Paganica di Camarda che ci darà una mano a tutto questo.